Signori, 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 ben ritrovati a questo nuovissimo video. Dopo tantissimo tempo abbiamo raggiunto i 3 anni di maratona non stop. È incredibile, sembrava ieri che avevamo iniziato da quella cazzo di 24 ore, iniziata dal nulla e portata avanti poi per anni e anni e anni fino a quasi volgere al termine. Ebbene sì, dal momento che voi state guardando questo video, mancano circa 14 giorni alla fine. Incredibile anche ripercorrere tutto il percorso, le ragioni che mi hanno portato a intraprendere questo percorso. Partendo dall'età di 18 anni, quando sono stato abbandonato da mia madre, quindi ho dovuto evolvermi al rifiuto dell'offerta che mi fu fatta prima di iniziare la maratona e che mi diede la spinta per iniziare quello che è oggi una delle maratone più longeve a livello mondiale. Devo ringraziare realmente le persone che in questi 3 anni hanno realmente aiutato quello che è il nostro percorso, supportando e sopportando. Tendo anche a far cagate, non sono perfetto. Molto tempo fa ero veramente un coglione. Non davo modo alla gente di esprimersi. In che senso? Magari uno arrivava da pensieri di altre persone e veniva a scrivere con la sua solita cagata. Ecco lì non davo manco modo un po' di ragionarci. Diciamo che con le persone, se sono quadrate, non muoiono tonde. Almeno cercare di capire quali sono le motivazioni che li spingono anche ad avere questo odio nei miei confronti. Ed è per questi ultimi giorni che ho deciso di sbannare tutti gli 11.000 persone che erano state bannate nell'arco di questi anni. Erano tutti ban accumulati tra cagate, persone che non meritavano di stare in mezzo a noi, ma che comunque dopo un'attenta analisi ho deciso di dare una seconda possibilità a tutti e dare la possibilità a tutti di goderci questi ultimi giorni di maratona, che comunque vi ricordo è estendibile. In questo mese abbiamo anche realizzato la maglietta commemorativa dei 3 anni, potete vederla qua, ed è una maglietta in edizione limitata creata appositamente per questo evento, che non sarà in vendita, ma che ho già provveduto a spedirla e a regalarla a tutte quelle persone che avevano supportato durante i gol dei 3 anni. Apro parentesi, magari la vorreste, fatemi sapere, magari ci mettiamo d'accordo. E anche dal punto di vista di fisico, durante questo cammino abbiamo anche intrapreso quello che è un percorso di dimagrimento. L'ultimo video dove vi aggiornavo del mio peso, stavamo a circa 135 kg. A un mese di distanza da quel video posso dirvi che siamo scesi a 128,5 kg. 7 kg in meno dall'ultima volta che mi sono pesato e con tantissima massa magra. Anche qua, se non fosse stato per tutte le persone che mi hanno spronato tutti i giorni a non mollare, a continuare questo percorso che mi avrebbe solamente che aiutato, io in questo momento non sarei qua con quasi 50 kg in meno. E tutto questo l'abbiamo fatto in diretta. Insomma, in quest'ultimo mese io e voi da YouTube non ci siamo visti tanto. Se penso tra non molto che il tutto finirà, guardate, non ci voglio davvero credere. Non voglio credere che dopo 3 anni tutto finisca, non voglio credere che dopo tutto quello che abbiamo creato, portato avanti, l'iniziativa di beneficenza, il Giro d'Italia, la palestra, le litigate, le discussioni, le riappacificazioni, nuove conoscenze, amicizie, finiscano allo scadere del timer. Perché sì, una delle tante domande che mi avete fatto è: cosa farai dopo la maratona? Sarò molto onesto con voi, come lo sono sempre stato. Mi ero predisposto a un obiettivo di 2 anni e in questi 2 anni mi ero predisposto di portare avanti quello che stavamo portando e addirittura tentare in qualche modo di superarlo, e ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a 3 anni, ma ahimè, come tutto un inizio, tutta una fine, e il mio futuro è ancora incerto. Ho provato a gridare quello che stiamo portando, a gridare contro le ingiustizie. Tutto quello che ho ricevuto è una porta sbattuta in faccia da chiunque. Posso affermare che all'80%, alla fine di questa maratona, finirà tutto. Nel senso che c'è una buona possibilità che mi cancellerò da tutti i social, proprio perché è una scelta dettata dalla delusione, e la delusione è prettamente personale. Sapete che nel mondo del web l'etichetta, l'immagine, fa il suo dovere. Sono veramente stufo di essere etichettato come il cattivo, come quello che utilizza mezzucci per scalare le classifiche, come quello che si intasca i soldi per le iniziative benefiche. Sono stufo. Nonostante io abbia più volte gridato e risposto a queste cagate, ce l'avete fatta. Posso dire che dopo 3 anni di dura lotta, il male in questo caso ha vinto. Poi, non lo so, c'è sempre quel 30% dove io posso sempre cambiare idea. Cosa farò? Ritornerò a fare quello che ho sempre fatto, aggiustare i computer, aggiustare i telefoni. Ritornerò a fare quello che ho sempre fatto, magari mi vedrete in giro. Oppure mi vedrete ancora qua. Il tutto sta a voi. Colgo ancora l'occasione nel ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato in questi 3 anni, tutte quelle persone che realmente hanno sentito questa maratona non solo come un ragazzo che sta in diretta e dice cagata al microfono, ma come un percorso formativo di vita.
perché mi sento realmente cresciuto, mi sento cambiato, mi sento maturo a tal punto da sotterrare tutto ciò che avevo di negativo e portare avanti solamente quelle che sono le vibes positive e tentare in qualche modo di chiudere in bellezza quello che nessuno al mondo è riuscito a fare. Ringrazio tutti i colleghi TikTok, Twitch, Instagram che mi hanno più volte citato e parlato di ciò che stavo portando avanti. Ringrazio tutti, anche a chi ha avuto da ridire, ma so certo che sotto sotto tutti ci vogliamo bene. Io invece vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto su Twitch per questi ultimi giorni. Io vi voglio un mondo di bene e sempre più bastati.